Allora, cominciamo da mister Pascuzzo. Mister, complimenti per la vittoria, missione compiuta, forse più facile del previsto. No, più facile no, abbiamo trovato un vocale battagliero, combatto e dimostra tutta la forza che ha e le loro qualità. Non a caso era la miglior difesa fino a questo momento. Noi abbiamo fatto una partita bella, determinata, decisa. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ancora una volta sono stati straordinari. Chiudiamo questo girone d'andata con 29 punti e mi riempie di orgoglio. Sono soddisfattissimo. Una domanda subito a mister Pascuzzo. Per questo che abbiamo fatto fino adesso. Allora, aspetta un attimo Matteo che gli passo l'auricolare in modo che possa sentirti. Allora mister... Mister, complimenti per questa gara. Spesso abbiamo visto un Olympic bella e magari che ha raccolto di meno di quanto ha fatto. Invece oggi pratica, determinata, battagliera con un 2-0 che contro una squadra importante come il Bocale sicuramente riempie di soddisfazione. Siete stati anche cattivi in questa occasione. Sì, sai benissimamente che siamo all'ultima del girone di andata, le forze vengono a mancare, ora bisogna recuperare le energie mentali e quelle fisiche, la pausa è la miglior cura. Mister Laface, magari lo scaldo io, mister certo, Laface, certo, poi certo, voi vai tranquillo, vai. Io lo scaldo, voi lo mettete in difficoltà. Mister, che succede a questa squadra in trasferta? No, io in panchina dicevo, ho avuto la sensazione come se a un certo punto voi guardaste un film già visto, no? In trasferta le cose non vanno bene. Sa qual è? Le spiego subito, che con tutta la buona volontà che ci possiamo mettere, non possiamo rinunciare a gente come Mercurio, che è il nostro migliore 2000, Guerrisi, che è rotto, ha un piede rotto, Postorino che è il migliore esterno offensivo dell'eccellenza, stamattina si è aggiunto Brancati, il nostro centrale difensivo titolare con 40 di febbre, ho dovuto far giocare il 2000 e Leo Secondo, il nostro capitano, che purtroppo ha un problema di pubalgia e quindi deve essere centellinato. Siamo, capisco quello che lei dice, siamo lontane parenti della squadra vista fino a 15-20 giorni fa. Siamo arrivati a questo finale di stagione del girone d'andata completamente non cotti sotto il piano atletico, ma soprattutto sull'aspetto numerico, perché questa è una squadra che non può rinunciare ai giocatori che le ho detto poco fa. Abbiamo perso in fisicità, abbiamo perso in personalità, abbiamo perso in capacità di giocare la palla. Questi che le ho nominato poco fa sono giocatori che hanno corsa, che hanno gamba, che sono in grado soprattutto nell'uno contro uno di fare la differenza. Non ci siamo riusciti perché questi sono i nostri limiti. Se poi voi ci mettete, per carità, nulla da dire sulla vittoria della Rosanese, ma se poi voi ci mettete che regaliamo un gol e parte palla al piede, per quanto bravo fosse essere il calciatore della Rosanese, parte da centrocampo e va in porta, il secondo gol si sente male il ragazzino Malara, facciamo giocare il 2002 Polimena a sinistra, regaliamo il secondo gol, è chiaro che da questo punto di vista poi diventa tutto difficile contro una grossa squadra che mette il posto che è in classifica.